Alleluia. Santo sei. Alleluia Gesù. Sì. Gloria a Dio. Amen. Santo l'Eterno, viva Cristo. Santo sei. Alleluia Gesù. Pace a tutti. Gloria a Dio. Pace Paolo, come si sente? La voce va bene e la musica copre la voce? Pace Roberto, Dio vi benedica. Santo l'Eterno, viva Cristo. Gesù è il Re dei Re. Lode a Dio. Grazie Signore. Santo sei. Gloria a Gesù Cristo, Santo e l'Eterno. Lode a te, Signore. Benedetto il tuo nome, Signore. Santo sei, Gesù. Lode a te, Padre. Santo sei. Alleluia, Gesù. Santo sei, Padre. Gloria a te, Santo Gesù. Alleluia, Signore. La voce va bene? Pace Monica, si sente la voce? La musica copre la voce? Pace Elson, abbassiamo la musica subito. Ok, l'ho abbassata. Santo l'Eterno. Ok. Va meglio adesso? Gloria a Dio. Amen. Va bene Paolo per te? Perché non tutti hanno gli stessi impianti, ecco perché. Io per esempio ho delle casse. Non sono casse normali queste. Amen. Sono casse, diciamo, che si comprano nei negozi dove vendono strumenti per case discografiche, eccetera, eccetera, eccetera. E qui praticamente qua, quando registro la musica praticamente non si sente. Qua, e anche se anche col computer che ho, a volte metto delle cuffiette da 7 euro, invece poi quando vado in un altro PC si sente fortissima, quindi a secondo il macchinario che stai usando può sentirsi molto, poco e anche dar fastidio, quindi dobbiamo cercare di accontentare tutti nei limiti del possibile. Amen. Pace Aurora. Allora, core so, 21 e 2, ok. Allora, nelle more che aspettiamo che gli altri fratelli e amici si aggiungano, amen, contraccambia, e Aurora tu mi hai fatto delle domande, intanto visto che dobbiamo entrare ancora nel vivo, ora si parla del più e del meno, ti rispondo adesso.
Allora, tu mi hai chiesto otri nuovi, otri vecchi. Otri nuovi, otri vecchi significa Antico Testamento e Nuovo Testamento. Sicuramente avrà molti altri significati, però diciamo che il principale è questo. La scrittura ci sottolinea il fatto che gli otri vecchi non vanno buttati, non vanno persi. Questo è molto importante. Riguardo l'immagine che si trova in Apocalisse, quella domanda già me l'avevi fatta giustamente, è una domanda che non è che se vuoi rispondere tanto con due parole. Diciamo che come dire, non si conosce la risposta, diciamo, il vero significato, non si conosce. Quella è, come dire, una profezia mezzo sigillata. Quindi si va, quando è così, si va a speculare. Speculare significa formulare teorie. Una teoria si può formulare in modo biblico, una teoria si può formulare in modo satanico. Perché? Perché se tu presenti una teoria che va contro il fondamento biblico, anche se la presenti come teoria, comunque sta calpestando il fondamento biblico e quindi stai apostatando, quindi non si può fare. Oppure presenti una teoria, è una teoria, ma tu la presenti come una verità, anche questo non si può fare. Oppure la terza opzione è sì, speculiamo, formuliamo quindi teorie, però non andiamo a calpestare il fondamento biblico, lo diciamo che è una teoria. Quindi, giusta o sbagliata, non abbiamo fatto danni. Questo è il modo esatto per trattare i passi che sono difficili, nello specifico l'immagine che prende vita in Apocalisse, è un passo che, dobbiamo essere sinceri, non è stato ancora rivelato. Questa è la pura e santa verità. Ora, quali sono le teorie? Sono tante. Alcuni dicono che sarà una statua, come avviene nella stregoneria e molte altre parti, che le statue parlano, piangono, prendono forma, camminano. Questo avviene nel satanismo, è normale. Vediamo pure le Madonne che piangono. Queste cose avvengono. Molte sono, diciamo, sole che fanno uomini, ma altre volte è vero, ma sono atti satanici. E un'altra teoria è che rappresenta l'anticristo, ok, che rappresenta l'anticristo lo sapevamo già, ma c'è tutto un discorso che poi l'anticristo viene ferito a morte e muore, ma non è una morte vera perché solo Cristo può risuscitare i morti, eccetera, eccetera, eccetera. E che questa sarà una sorta di immagine dell'anticristo che sarà talmente impossessato che sarà tipo questo. Alcuni speculano in questa maniera. Mo la verità è che non lo sa nessuno. Poi adesso sto parlando un po' così, ci sarebbe molto altro da dire, però ci va dedicato un video a parte. Bene. Allora, pace Matilde, pace Sonia, Benedres mai beccato, hai visto? Sono contento. Patrizia, pace, Paolo, già ti ho salutato. Ok. Aurora, ti ho risposto? Diciamo, sono stato molto molto pragmatico, però più di questo non potevo fare. Vedi, verso 14 del capitolo 13, vedi che facessero una immagine alla bestia che aveva ricevuta la piaga della spada, era tornata in vita. Però prima,
Nel verso 3 dice: io vidi una delle due teste come ferita a morte. Alcuni speculano, giustamente speculano, poi vero o falso, non si sta a calpestare il fondamento. Speculano che qui l'anticristo sarà ferito a morte, ma sarà ovviamente una finta morte, perché solo Cristo può risuscitare dai morti, eh? Satana non lo può fare. Quindi qualsiasi risurrezione si vede è falsa, oppure non era morto. La genetica in questo ha molto avanzato. Qui c'entra anche la genetica. Insomma, è un discorso molto ampio, ci sarebbe da fare un video intero. Pace Samu. Ok, bene, cari fratelli. Allora, gloria a Dio. Vogliamo mettere la quinta in questa... In questa live siamo arrivati al segno numero 25, ve lo ricordate? Conflitto per Gerusalemme, gloria a Dio, santo l'Eterno, siamo felici. Amen, gloria a Dio, abbiamo la gioia del Signore nel cuore. E quelli che non ce l'hanno perché stanno passando un periodo difficile, preghiamo il Signore, perché nelle vie di Dio si soffre anche, no? O no, o non si soffre, o non si piange, o non è scritto piangete con quelli che piangono. Però anche quando si soffre con speranza, mentre invece il mondo, chi non ha Cristo, quando soffre, soffre senza speranza. Questa è la grande differenza. Alleluia. Molto presto andremo a incontrare il re. Vi rendete conto che fino adesso abbiamo visto 25 segni? 25! Già questi sarebbero più che sufficienti. Ne tratteremo 100, ce ne sono molti di più. Non mi sorprenderebbe, come già detto, arrivare a 200 scavando e scavando. Bene, volevo fare una piccola preghiera e iniziamo. Amen. Amen, Padre Santo, grazie ancora Signore per la possibilità che tu ci dai, Signore, di portare avanti questa serie di live per illustrare, Signore, alla Chiesa e al mondo e a tutti quelli che vogliono quello che dice la tua parola, quanto è precisa la tua parola, Signore. Guida, Signore, il tuo servo, consola tutti i nostri cuori, riempici di pace, di gioia, di serenità. Ti preghiamo per le nostre famiglie, Signore, per tutti quelli che, facendo parte della nostra famiglia, ancora non ti hanno accettato pienamente, riconosciuto pienamente. Signore, tu sei fedele, tu hai detto chiedete e vi sarà dato, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto. Tu lo hai detto, Signore, altrove hai detto che l'uomo è bugiardo, ma tu sei vero. Alleluia, Signore, noi abbiamo fiducia, Padre. Tanto più, Padre, che veniamo a te non per i nostri meriti, ma ogni cosa, Signore, te la chiediamo solamente e unicamente che per quel nome, il nome di Gesù Cristo, il tuo figliuolo, che tu hai benedetto, amato, innalzato in eterno. Amen. Gloria a Dio. Bene. Amen. Gloria a Dio. Allora, pace. Pace Paolo. Allora, cominciamo. Allora, se bando, diciamo, a tutto quello che esula dal presente oggetto e, come dice, sommergiamoci in queste acque. E tutto quello che diremo, faremo, leggeremo, lo diremo, lo faremo, lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Bene. Allora, come già detto, l'ultimo segno che abbiamo trattato è stato il segno numero 25, quindi ce ne rimangono 75. L'ultimo segno trattato è stato appunto conflitto per Gerusalemme, che si trova tra le tante, diciamo, i tanti passi in Zaccaria 12. Ogni segno che io vi andrò a illustrare vi darò uno o più passi, poi voi potete cercare altri passi, perché la parola di Dio è cosparsa, e dove si trova questo, diciamo, dove parla appunto di questo segno, tipo io mo andrò a trattare il numero 26 e
e vi darò un passo o due passi. Poi voi, se ne trovate altri, fatene tesoro e se volete potete scrivere sotto, anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, sotto al video, che ne so, il segno numero 26 che parla di totte cosa, oltre a essere scritto dove ha detto il fratello Alessio, è scritto anche qui, 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 qui. E insomma, e ci andiamo un pochino tutti ad arricchire. Contribuiamo, nella crescita, nella conoscenza della parola di Dio, eccetera, 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 ok? Quindi potete contribuire anche in questa maniera. Chi se la sente, chi vuole, chi gli capita. Allora, segno numero 26 è il ritrovamento delle 12 tribù di Israele. È un segno. Allora, dove si trova? In Apocalisse 7. Lo vado a prendere, Apocalisse 7, quando parla della chiamata delle 12 tribù. Eccolo qua. E io udii il numero dei segnati, che era di 144.000 segnati di tutte le tribù di chi? Dei figli di Israele. Ecco qui, tra l'altro, una profezia implica più profezie. La conversione dei figlioli di Israele. Qui non parla di noi gentili, attenzione, non facciamo come i testimoni di Genova che si mettono dappertutto. Israele è una cosa, la Chiesa è un'altra cosa, il mondo è un'altra cosa, Questo è molto importante. Qui sta parlando di Israele. E dice, della tribù di Giuda 12.000, e così per tutte quante le altre tribù, di Ruben, di Gad, di Asher, di Neftalì, di Manassè, Simeone, Levi, Issacar e così tutte quante. 12.000 per tutte quante. Quindi praticamente noi sappiamo che nel 721-722 avanti Cristo, ok? Pace Pietro. 721-722 avanti Cristo, la Assiria attacca il regno del nord. Questo già l'abbiamo detto. Israele era diviso, c'era il regno del nord con le 10 tribù, il regno del sud che era Beniamino e Giuda. Ok, quindi per la grande impietà del popolo ebreo, ok, il regno del nord, composto dalle 10 tribù, viene invaso dagli Assiri. Vengono presi tutti quanti e vengono deportati. E era comune in quell'epoca che gli Assiri, quando invadevano una popolazione, portassero via in esilio gli abitanti di quel posto e facessero l'arrocco. Tipo, prendevano due località e invertivano gli abitanti. E quindi al posto dei, diciamo, degli abitanti che abitavano nel regno del nord, che erano ebrei, ci hanno messo altra gente. Ok, quindi da quel momento, dal 721-722 avanti Cristo, le 10 tribù del regno del nord vengono perse, non ci stanno più. Ok, e non sono mai state più ritrovate. Parentesi, scusate che io apro parentesi, ma ci vogliono. Perché impariamo più cose e tante cose. È il mio modo di fare. So che non piace a tutti, ma io sono fatto così. Cerco un po' di cambiare nei limiti del possibile, ma a volte proprio le devo aprire queste parentesi. Se voi vi ricordate, nel Nuovo Testamento c'era sempre il famoso conflitto tra giudei e samaritani. Da dove nasce questo conflitto? Da qui, dal 721-22 avanti Cristo. Quando il regno del nord viene praticamente annichilito e vengono esportati tutti quanti e vengono trapiantati altri, praticamente erano miticci, non erano più veri ebrei puro sangue e diciamo, i giudei della tribù di Giuda e di Beniamino non li riconoscevano proprio per questo. Per questo, è da lì che nasce. Ora, che succede? Come già detto, le 10 tribù vengono perse e non vengono, diciamo, non si sa più nulla di queste 10 tribù. Or sono passati 2700 anni. Bene, da chi segue queste cose, ma io non vi faccio vedere i telegiornali, i giornali, eccetera, 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 per motivi di tempo, però informazione ce n'è assai.
stanno ritrovando, non vi dico quante tribù nel mondo che fanno parte di queste tribù. Erano sperduti, tipo alcuni l'hanno trovate in Cina, altre l'hanno trovate non mi ricordo dove, in Libia. È uscito su tutti i giornali, specialmente ovviamente i giornali ebrei, ma non solo. E praticamente questi vivevano isolati e seguivano tutti quanti i riti giudaici, avevano qui, come dice la legge, no, che non dovevano radersi i canti della barba, c'avevano il coso qui sul come scritto in Deuteronomio 6, se non vado errato, e sì, i tefilim, che te li dovevi mettere in fronte, e che qua, Deuteronomio 6, verso 8, quando tu dici legale per segnale in sulla tua mano e sulla fronte, qui praticamente sta dando il comandamento, quando voi vedete gli ebrei ortodossi che si mettono sto coso nero qua, dentro ci sono dei versetti biblici, si chiamano i tefilim. E ce l'hanno anche sulla mano destra. Poi se li devono legare al cuore, poi li dovevano mettere sui stipiti delle porte. Tutto questo lo trovate in Deuteronomio 6. Insomma, praticamente molte di queste tribù sono state ritrovate, non tutte, ma in questo momento le stanno ritrovando. Ed erano 2700 anni che queste tribù erano andate perse. Allora, la parola di Dio ci ha detto, amen, gloria a Dio, pace a tutti, 2000 anni fa, che le tribù perse 2700 anni fa sarebbero state ritrovate. Benedetto è il santo nome del Signore. Dove è scritto questo? In Apocalisse 7. Bene. Questo è stato il 26esimo segno. Per quelli che dicono, ma chi mi dice che il Signore sta per aprire la sua chiesa? Chi te lo dice? La parola di Dio. Segno numero 27 e segno numero 28, li facciamo insieme, 27 e 28. Scemità e giubilei. Scemità è 7, indica 7, ebraico. Scemità. E cos'è la scemità? Allora, se tu vai in Levitico 26, e per quanto riguarda i giubilei, Levitico 25, ok, troverai che il Signore divideva le temporate in settimane. Le settimane potevano essere settimane di giorni, potevano essere settimane di anni. Infatti, quando tu leggi la famosa profezia di Daniele 9, dal 24 al 27, che parla delle 70 settimane, lì non sta parlando di 70 settimane di giorni, ma sta parlando di 70 settimane di anni. Sono scemità. 70 scemità. Bene, una scemità sono o 7 giorni o 7 anni. Però sostanzialmente sono 7 giorni, 7 anni, la scemità. Mentre invece il giubileo, ok, lo sappiamo tutti, sono 50 anni, composto da 7 per 7 scemità. 7 per 7, 49. 49, poi nel cinquantesimo diciamo anno, 5 grazie significa, perché la Pentecoste, Pente 5 è avvenuta appunto nella Pentecoste, quindi 5 indica grazia. Infatti venivano liberati gli schiavi, la gente recuperava tutti quanti i propri beni. Ecco qui la grazia. Vedete, la parola grazia la troviamo anche nel 5, nel giubileo. Benedetto è il nome del Signore. E gli ebrei in tutto questo hanno sempre contato e hanno sempre istituito e hanno sempre rispettato le scemità e i giubilei, così come descritto in Levitico 26 e Levitico 25.
In questo momento ci sono circa 121 che contano, gli studiosi rabbini circa, non mi ricordo, vado a memoria, credo siamo nel 121esimo giubileo, credo. Se ho sbagliato correggetemi. Meno male che c'è Ben Ezer che mi corregge la matematica. Ok, allora se tu fai 121 per 50 sono 6050 anni. Quanto tempo è che l'uomo sta sulla faccia della Terra? 6050 anni. Dato interessante. Perché siamo alla fine dei tempi, sono passati 121 giubilei o 120, non mi ricordo, e il Signore ha detto che 120 saranno gli anni dell'uomo sulla terra quando mandò il diluvio. E adesso siamo come ai tempi di Noè. Se lo volete accettare. Se non lo volete accettare, non abbiamo cambiato il Vangelo, però è un dato di fatto. Ben Ezer, tu sei l'unica mia salvezza sulla matematica. È lui che mi corregge i calcoli, mi controlla, va bene, benissimo. Comunque io il calcolo l'ho fatto con la calcolatrice, quindi è fatto bene, insomma. Chi segue i nostri video sa che io e la matematica siamo due cose abbastanza lontane l'una dall'altro. Benissimo. Quindi, non so se è capita sta cosa che ho spiegato. Secondo il rabbinato, i giubilei sono 120. Non mi ricordo se siamo entrati nel 121esimo. Ok. No, è questo qua, praticamente ci stanno 120 giubilei o 121, ho fatto 120 per 50, sono 6000 o 6000 anni o 6050 anni. Siamo alla fine dei tempi e guarda caso, come ai dì di Noè, che il tempo dell'umanità sarebbe stato di 120 anni, oggi si ripercuote nuovamente questo 120, a proposito di 12, che mi ha chiesto il fratello Paolo oggi in una domanda. Ok, questo è quanto. Non so se sono riuscito a spiegarmi, perché in testa ce l'ho chiaro, poi esternarlo è un altro paio di maniche. Amen. L'avete... sono riuscito a spiegarmi? È una cosa forte questa, eh? Ma poi quando io dico secondo i calcoli del rabbinato è in senso lato, perché noi sappiamo che biblicamente, vabbè che ce lo dice il rabbinato, però biblicamente l'uomo sta sulla terra da 6000 anni. Se tu tiri fuori tutti i giubilei su 6000 anni te da 120 giubilei. Semplice. Giusto, Ben Ezer? Poi Ben Ezer, basta fa la divisione, che poi ce la farà Ben Ezer. Meno male che c'è lui. A posto, andiamo avanti. È meglio che io non devo parlare di matematica. Allora. Ok, quindi questi due sono segno 27 e 28. Gli ebrei in tutti questi anni hanno sempre rispettato, a proposito di conservare la propria identità, come abbiamo parlato in uno dei segni della precedente live, hanno sempre conservato la propria identità, tra cui nel rispettare la scemità e i giubilei. Gloria a Dio. Quindi, 28 segni. E ancora ti domandi se il Signore sta per rapire la sua chiesa? Ancora te lo domandi? Ancora pensi chissà quanto mancheranno 100 anni? No, sì, meno carnale.
chiedi aiuto al Signore. Se qui sulla terra alcuni stanno bene, figuriamoci lassù, che poi chi è che sta bene qui sulla terra? Perché sulla terra c'è sofferenza. Segno numero 29, gloria a Dio. Allora, come segno, nel 29esimo posto ci ho messo la conquista di Gerusalemme. Se tu vai in Luca 21, allora Luca 21, non mi ricordo il verso. Perché qui c'è una doppia profezia, una tripla profezia. Allora, qui nella mia Bibbia. Sì, verso, sì, 24. Dice che Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Interessante notare, come già abbiamo fatto in apertura col video numero 1, che nel verso 29 dice di riguardare al fico. Allora, il fico è Israele, è tutto Israele. La cosa interessante è che nel verso 24 praticamente separa Gerusalemme da Israele. La separa la profezia, come dire che Gerusalemme si tornerà agli ebrei. Infatti dice tornerà, però prima di tornare sarà calpestata Gerusalemme, sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Che succede? Che quando gli ebrei tornano in Israele, questa è storia, nel 1948, quando gli ebrei tornano in Israele nel 1948, riprendono la propria patria, tutta quanta, meno che Gerusalemme. Gerusalemme nel 1948 non torna in mani ebrei, non solo. Se gli ebrei provavano a entrare dentro Gerusalemme, perché prima c'erano gli inglesi, poi l'hanno messi sotto i giordani, insomma c'è tutta una storia, se provavano a metterci il piede gli ebrei gli sparavano. Che succede? Che nel 1967 sì, Israele viene attaccata da una coalizione numerosa, e loro nel respingere questa coalizione, chiamata appunto la guerra dei sei giorni, che poi danno la battuta, la guerra è durata sei giorni, perché il settimo giorno è Shabbat e ci dovremo riposare, guarda caso, è una battuta per modo di dire, loro nel respingere questa coalizione hanno recuperato nuovamente Gerusalemme, esattamente come dice la profezia, punto. Non solo, io qui ho fatto un video, poi appresso vi saranno segni nel sole e nella luna, qui nell'originale utilizza semeglia in greco antico e nell'Antico Testamento terata, quando parla appunto di segni, in Gioele 2, e sulla luna, tra l'altro, terata significa stendardo, bandiera, e molte altre cose. E guarda caso, due anni dopo che Gerusalemme fu conquistata, anche la luna fu conquistata e gli fu messo, come dice l'originale, un segno, cioè un terata, un semeglia, una bandiera, e significa anche altre cose, tipo i satelliti che c'hanno delle immagini, insomma c'ha più significati. Ho fatto il video intitolato La fine del mondo, lì lo spiego alla perfezione. Cioè, la parola di Dio è veramente una potenza, è ricchissima. Altro che Islam, altro che Corano,
Altro che Nostradamus, altro che sto pagliaccio di David Howard, che farebbe bene a pentirsi dei suoi peccati. Che il Signore lo sgridi. E questo è stato il 29° segno. Ok. Il 30° segno si trova in Apocalisse capitolo 11. Apocalisse capitolo 11 verso 8 ci dice 2000 anni fa che la grande città, qui sta parlando di Gerusalemme, è alla fine dei tempi sarebbe stata come Sodoma e come Egitto, dove ancora è stato crocifisso il Signor loro. Ok, quindi sta parlando di Gerusalemme. Quindi l'Apocalisse, che qui sta parlando alla fine dei tempi, sempre il capitolo 11, se ve lo ricordate. Mi pare il verso 2 parla della terza ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, e quindi il terzo Tempio di Gerusalemme, che fra l'altro è tutto pronto, manca solamente l'ordine dello Knesset, quindi del Parlamento israeliano, e quindi sta proprio profetizzando gli ultimi tempi. Dice che negli ultimi giorni Israele, quindi Gerusalemme, perché se Gerusalemme è così, figuriamoci il resto di Israele, che Gerusalemme è la capitale, sarebbe stata come Sodoma e come Egitto. Che significa Sodoma e che significa Egitto? Allora, prestiamo attenzione. Sodoma e Gomorra sappiamo tutti quanti che implica promiscuità sessuale, quindi omosessualità e quant'altro. Egitto, attenzione, alcuni dicono mondo. No, perché già Sodoma implica mondo. No, Egitto implica un'altra cosa, non mondo. Ripeto, sì, si può dire anche mondo, ma il mondo già lo troviamo in Sodoma. Sodoma e Gomorra, più mondo di quello non c'è. Ecco. Quindi Egitto vuole dire un'altra cosa. Vuole dire satanismo e stregoneria. Perché questo? Se tu vai alla storia e anche alla Bibbia, le due unità mondiali, uniche e irripetibili, come capitale del satanismo, della stregoneria, di tutto l'operato del mondo delle tenebre, del Satanasso, le due unità che hanno capeggiato sempre fino ad oggi sono state solo due, Egitto e Babilonia. Egitto rappresenta il uno dei due, insieme a Babilonia, massimi aspetti della stregoneria, del satanismo, di tutto ciò che è occultismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sta dicendo che alla fine dei tempi Israele sarebbe stata come Sodoma, sarebbe stata come Egitto. Ora c'è questa, diciamo, doppia situazione, ma unita, apparentemente disunita. Parliamo prima dell'Egitto. Allora, se tutti quelli che conoscono il giudaismo, abbiamo fatto un video, il giudaismo si divide in mille modi, c'è la riforma, la controriforma, l'ultra riforma, il mondo ortodosso, il mondo ultra ortodosso, i caraiti. Poi ci sono i sefarditi, gli Ashkenaz, che hanno appunto tutti una infinità di altre forme, eccetera, eccetera, eccetera. E se tu prendi tutto il mondo ortodosso e ultra ortodosso, che poi è quello che regge il governo lo Knesset, il governo israeliano, il governo ebreo, se tu prendi il giudaismo ortodosso e ultraortodosso, che è quello principale, loro fondano tutto quanto non solo sul Talmud, ma dietro al Talmud, e non ve lo dicono tutti apertamente, loro hanno la Kabbalah. La Kabbalah, cioè tutto il giudaismo che tu vedi, che non te lo dicono, ortodosso e ultra ortodosso, loro lo reggono
oltre che col Talmud, con la Kabbalah, con lo Zohar e con tutta sta roba qua. Se tu, noi abbiamo fatto un video dove in parte abbiamo spiegato alcune cose, se tu vai a indagare che cos'è la Kabbalah è pura santeria, è pura stregoneria. Vanno sulle tombe, fanno i riti, chiamano i morti, invocano gli angeli, gli stessi gruppi, che ne so, tra Sefarditi e Ashkenazi. Gli Ashkenazi prima di 40 anni non ti fanno studiare la Kabbalah perché, tra l'altro, è pericoloso. La Kabbalah è satanismo puro. La Kabbalah è satanismo puro. Ho fatto un video dove spiego alcune cose. Quando c'è stato Benny Hinn, con quella lì, quella famosa predicatrice apostata, Kudry, mo non mi ricordo il nome, che è morta, che sono andati dove stava questa sulla tomba, praticamente hanno fatto un rito per invocare il suo spirito, cabalistico. Nella Kabbalah spesso c'hanno il coso rosso, c'hanno un filo rosso, serve per gli spiriti, per non farli avvicinare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, quando la scrittura ci profetizza, Kuhlman, esatto, Catherine Kuhlman, oh, Abie, sei un grande, bravo, Catherine Kuhlman, esatto, esatto. Quindi, la parola di... Quindi, tutto questo è nato... Nero su bianco, perché sappiamo dalla scrittura che gli ebrei sono sempre stati mischiati con sta roba, fin da quando stavano nel deserto, ma questa è un'altra storia. La scrittura ci dice che negli ultimi tempi sarebbe stata come Egitto, qui sta parlando di roba di esoterismo, e in più come Sodoma, cioè promiscuità sessuale. Guarda caso, la capitale dell'omosessualità nel mondo è Tel Aviv. Tel Aviv, per chi non lo sa, Tel Aviv sta, qui c'è Gerusalemme e qui sopra c'è Tel Aviv. Quant'è? Un'ora o due ore di macchina? Boh, mi ricordo. Catherine Kuhlman, sì. La Kabbalah, dovete stare lontanissimi. Io ho fatto un video, ma ha scritto uno che dice di essere un fratello e dice che la Kabbalah è buona, ma che Dio ti sgridi. Che Dio sgridi tutti quelli che non denunciano questa roba. Ma che dici? Tu sei evangelico e fai Kabbalah? Ma te sei... Ma che... Ma... Ma stiamo a scherzare? Qui c'è gente che difende la Kabbalah, gente che difende David Howard, gente che difende Benny Hinn, ma ci siamo ammattiti. Noi le tenebre le dobbiamo denunciare. Bravo, perché vanno dietro a ste cose? Dai frutti li riconoscerete. Fammosi a capire. E andiamo, su. Non ti basta la Bibbia? Vuoi andare a cercare il profeta vatta a pesca? Per dite che in Italia stanno chissà quanti terremoti ci saranno in tutto il mondo? Ecco, è scritto qua. Ti vergogni di aprire la Bibbia e dire scritto che succederà questo, questo e questo? No, devi dire il Signore me l'ha detto a me. Vergognati. Non ti basta la Bibbia. Significa che non la ami. E ami te stesso e vuoi mostrare te stesso. Io. Questa è la verità. Ok, quindi questo è stato il 30° segno. Ditemi voi se questa cosa... Ecco, noi stiamo studiando la parola di Dio, non è che stiamo a fare il profeta tale, basta, si apre la Bibbia, io semplicemente vedo i passi dove stanno e vi dico, guarda, il passo è questo, la storia lo conferma, ecco come si fa, semplice. Cioè, il cristianesimo è semplice, la predicazione è semplice, l'insegnamento è semplice. Non è una cosa difficile. Quindi, segno 30,
Israele come Sodoma e Gomorra di conseguenza, e segno 31, Israele come Egitto. Ecco, l'avevo divisi in questa maniera. Ok. Non gli basta Gesù, no. Buono io, il Signore mi ha detto a me. Solo a te parla. Noi siamo, lo Spirito Santo parla a tutti. A tutti parla. Allora, segno numero 32. Il segno numero 32 è molto bello, perché un po' mi fa sorridere, nel senso buono del termine, perché con Israele è tutto un... vabbè, puntini. Il segno numero 32, io ci ho messo l'intelligenza degli ebrei della fine dei tempi, straumentata all'ennesima potenza, perché fondamentalmente gli ebrei in questi 2000 anni non sono stata gente, ci sono stati molti ebrei eruditi, grandi scuole, tanta, però c'è stata tanta gente del popolo che facevano i contadini, che facevano lavori umili, insomma, per la sua grande maggioranza, ma alla fine dei tempi gli ebrei avrebbero avuta una intelligenza particolare. Da dove l'ho tirata fuori questa cosa qua? Guarda, l'ho tirata fuori da più situazioni, intanto dai fatti. Per esempio, è scritto che gli ebrei avrebbero avuto, e di questo ne abbiamo già parlato, l'esercito uno degli eserciti più potenti al mondo. Ok, oggigiorno una nazione che ha un esercito che è tra i più potenti al mondo, tra i primi cinque almeno, è una nazione con gente molto intelligente. Punto. Una nazione che riesce a farti rifiorire il deserto, perché lì c'è tecnologia israeli, è una nazione molto intelligente. Una nazione che in 70 anni hanno vinto più premi Nobel di tutte le nazioni del mondo, non mi ricordo il numero, me l'ero scritto, non mi ricordo quant'è, comunque la nazione al mondo che ha vinto più premi Nobel è Israele, e lo ha fatto in soli 70 anni. Questo significa che è molto intelligente. In Daniele 12,4, quando parla che la conoscenza aumenterà, lì sta parlando di tutto il mondo, ma anche di Israele, perché quella frase, Daniele si muove intorno a Israele, soprattutto sta parlando agli ebrei, che la conoscenza aumenterà, ma di conseguenza anche a tutto il mondo. Alcuni dicono no, io contesto, perché mi guardo intorno e vedo. Oggigiorno la conoscenza è aumentata. Fino a 100 anni fa, per 6.000 anni, siamo andati avanti con l'asinello per spostarsi. Oggi siamo arrivati sulla Luna. Quindi è un dato di fatto. Esatto. Per fare tutte queste cose, fratello Pietro, ce l'ho testa. Molti dicono che ce va a fare quello che fai tu, e beh, fallo te. A parole se fa tutto, sono tutti buoni a parlare, però sono tutti buoni a criticare, perché però quando si tratta di fa, sono pochi, spesso. Quindi il segno numero 32, l'intelligenza degli ebrei. Oggigiorno gli ebrei, tra le tante cose di fama che hanno, alcune molto brutte, altre belle, è che hanno sordi e sono intelligenti. Mettila come te pare. È così. Questo è il segno numero 32. Segno numero 33. Segno numero 33, ci ho messo il mondo intero come Sodoma e Gomorra. Alleluia. Dietro... Sì, al di là di chi si... Sì, aspetta. Tu dici, dietro Israele ci sono gli USA. Sì, ma il cervello non gliel'hanno dato gli USA, eh? Attenzione.
perché quello che hanno fatto nel deserto gli ebrei l'hanno fatto loro, e poi gli USA, chi so, i Rockefeller sono ebrei, massoni, satanisti, quello che ti pare, ma sono ebrei. I Rothschild, cioè non è che ci sono gli Stati Uniti così, ci sono gli ebrei degli Stati Uniti. Attenzione, diciamola bene. Occhio, eh. E ci sono le lobby ebraiche che controllano una buona fetta del governo americano. No, 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 qui non ci sono USA, qui sono ebrei. Punto e basta. Correggimi se sbaglio, e si sono dati di fatto, chi conosce le cose le sa. Ok, benissimo. Segno numero 33, tutto il mondo come Sodoma e Gomorra. Allora, il male c'è sempre stato, no? Dicono gli atei. Ah, ma il male c'è sempre stato, i terremoti ci sono sempre stati, ma parliamo del male. Allora, la depravazione c'è sempre stata, quindi Sodoma e Gomorra c'è sempre stato. Sì, ma un conto è come nell'antichità, che si trattava di una o più città, tipo Sodoma, Gomorra, non so se, e altre due, e un conto tutto il mondo. Fino a pochi anni fa, nessuna nazione al mondo permetteva agli omosessuali di sposarsi. Adesso stanno cominciando molte nazioni a permetterlo. E l'Unione Europea sta premendo perché si possa fare in tutta Europa. Tutto il mondo sta diventando come Sodoma e come Gomorra. Ora, dove si trova profetizzato questo, che tutto il mondo sarebbe stato come Sodoma e Gomorra? Domanda. In molte parti della parola di Dio, tra cui Luca 17. Se tu vai in Luca 17, guarda quello che dice la parola di Dio, quanto è precisa. Luca 17, eccolo qua. Allora, dal 26, lo facciamo un po' più grande, dal 26. Parlando dei nostri tempi, degli ultimi giorni, dice: e come avvenne ai dì di Noè, ok? Così avverrà ai dì del figliuol dell'uomo. Gli uomini mangiavano, bevevano, sposavano mogli, si maritavano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, il diluvio venne e li fece tutti perire. Quindi alla fine dei tempi ti porta a Noè, come dire, vuoi comprendere quello che succede oggi? Guarda quei giorni, ovvero vuoi comprendere quello che succedeva allora? Guarda i nostri giorni. Ma non finisce qui la profezia fatta 2000 anni fa. Prosegue e dice: comunque gli ultimi giorni non saranno solo come i dì di Noè, ma saranno pure come i dì di... Parimente ancora, occhio, parimente ancora, ovvero non solo così, ma anche come avvenne ai dì di Lot. Cos'è Lot? Sodoma e Gomorra. Sodomia, promiscuità sessuale, lesbiche, omosessuali e violentatori. Non solo erano omosessuali, ma obbligavano anche gli altri a esserlo e violentavano. C'è la storia, la conosciamo tutti. Parimenta ancora, come avvenne ai dì di Lotte, che la gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava, edificava, ma nel giorno in cui Lotte uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco zolfo e li fece tutti perire. Quindi qui ci sta dicendo che nel giorno nel quale il figliuolo apparirà, sarà come i dì di Sodoma nel tempo di Lot. Ditemi voi oggi, se tutto il mondo, praticamente chi è contro l'omosessualità, viene lapidato, viene insultato, viene attaccato e ci viene detto che noi siamo intolleranti, quando gli intolleranti sono loro, che addirittura picchiano le persone e vogliono adottare i bambini. Non solo vogliono fare il loro malaffare, ma vogliono anche adottare i bambini e non educarli, perché il bambino dicono che de deve decidere lui, quando nel bambino c'è la follia. Nel 2040 no che non ci arriviamo.
Quello però i prossimi anni saranno anni durissimi, eh? Aspettiamoci anni durissimi. E anche questo è un segno dei tempi. Io l'ho messo come il numero 33. Vedi anche 2 Timoteo 3. Dice, ma lì è per la Chiesa. Ecco appunto, se la Chiesa è così, pensa al mondo. Andiamo avanti, segno numero 34. Guardate, già adesso abbiamo visto 33 segni. Io dico, ma non bastano 33 segni? Scusate se insisto, ancora c'è gente che dice, ma chissà quando tornerà il Signore, quando rapirà la sua chiesa, ma stiamo scherzando. Ma poi non solo, ma questi segni, ma si conoscono nella chiesa di Gesù Cristo? Ma si conoscono? Cioè, sono tantissimi, sono molto più di 100, ma almeno sti 100, ma si conoscono? Ma si predicano? La fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. L'udire che? L'insegnamento, la predicazione, il sermone, un sobrio insegnamento. È questo che ti fa crescere la fede, quando racconti la parola di Dio nuda e cruda. Allora, segno numero 34, il sole. Gioele capitolo 2, verso 30 o 31, Apocalisse 6:12, Apocalisse 8:12, ci dice che ci saranno segni nel sole. Chi sta seguendo il sole, gli scienziati sono molto preoccupati, tra l'altro pochi giorni fa, hanno mandato, credo sia la prima sonda, non so se si chiama sonda, un satellitino, satellite, quello che è insomma, e che praticamente sta andando dove sta il sole e si avvicinerà al sole come non mai si è avvicinato nessuno per studiarlo, perché il sole desta perplessità, desta timore nella comunità scientifica. E addirittura si sta parlando che ci saranno dei segni nel sole, tra cui il cosiddetto fenomeno dell'era glaciale, che c'ha un nome che mo te pareva che me lo scordavo. Non mi ricordo più. Vabbè. E il sole viene molto studiato, c'è stato un periodo che il sole è stato senza macchie, quindi questo altre volte è molto più pieno di macchie, il sole non è più come prima e stanno studiando molto il sole in questi ultimi anni, il sole è al centro dell'uragano per quanto riguarda lo studio della comunità scientifica. Ci sono molte allarmi per quanto riguarda i raggi che il sole manda, che potrebbe provocare una tormenta elettrica, come già è successo nel 1800, non mi ricordo, dove praticamente manderebbe a terra tutta l'energia della Terra per almeno 6 mesi e tutti quanti rimarremo senza corrente, e questo implicherebbe che milioni, milioni e milioni di persone morissero, sia per il freddo, per l'energia, dentro gli ospedali, eccetera, 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 eccetera. Il sole oggigiorno è un problema. Un altro problema, segno numero 35, è la Luna, sempre Gioele 2, sempre Apocalisse, sempre 6:12 e sempre 8:12, perché queste due profezie parlano sia del Sole che della Luna. Ci sono segni sulla Luna, la Luna spesso diventa rossa, il tetraeclisse lunare nelle festività di Tabernacoli e Pasqua, abbiamo fatto il video più chiaro di così, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, addirittura molti stanno cominciando a dire che il Sole contribuisce in modo esponenziale, insieme ai pianeti, ai terremoti. Monder, Monder, sì, Monders.
Mondolo, era glaciale Mondolo. Monder. Monder. Il minimo di Monder, eccolo qua, minimo di Monder. Il minimo di Monder è già successo. Mettiamo le immagini. Allora, questo non me da niente, e te pareva. Andiamo su Google. Oh, eccolo qua. Oh, questo, eccolo qua. Questo è, eccolo qua. Ah sì, questo qua è più bello. Questo è il minimo di Monder. Ok? Eccolo qua. Minimo di Monder. Si parte dal 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Eccolo qua. Il minimo di Monder tra il 1600 e il 1700, mo la data esatta non me lo ricordo, eccolo qua, vedete? Praticamente ci fu non so quanti anni di glaciazione in tutta la Terra. Ecco qua, vedete che questi sono, è storia questa, La crisi del 600 in Europa, si congelò tutto quanto nel minimo di Monder. Eccolo qua. Tiè. Andiamo qua a fianco. Guardate, tutta la terra congelata, guardate qua, guardate il minimo di Monder. Tutto congelato, guarda. Questa è storia, vi potete informare, e questo è il minimo di Monder. Dove sta? Eccolo qua. Eccolo qua. Praticamente noi stiamo tornando un'altra volta, dice la scienza, eccolo qua, 2000, tra il 2000 e il 2100, 2050, 2042, stiamo tornando verso il minimo di Monder, un'altra volta. Ok. Ok, questo è il minimo di Monder, e tra l'altro, siccome dice, questo mo non so se ce l'ho messa sta profezia, che il sole si spegnerà, il sole cesserà di brillare, ci sa, tra il fumo dei vulcani, noi sappiamo che se un vulcano, un super vulcano scoppiasse a tutta la potenza, con il suo fumo non farebbe passare i raggi del sole in tutta la terra, e la terra entrerebbe in una glaciazione. Quindi noi abbiamo molti indicatori, benedetto il santo nome del Signore, abbiamo sia passi dove dice che il sole non darà più il suo splendore, e altri dove il sole brucerà la terra, quindi gli uomini, cioè. Quindi succederà un disastro, quindi il sole e la luna sono nel mirino della scienza. Il segno numero 36 è quello che ho accennato prima, Luca 21, quando parla che la luna è stata conquistata. Di questo io ho fatto il video intitolato La fine del mondo, e mostro come alla luce dell'originale, quando dice vi saranno segni sulla luna, sta parlando di, il linguaggio usa il termine semeia o terata, tra cui uno dei significati di semeia e terata sulla luna è bandiera. E guarda caso, dopo, perché cioè, dice dopo, perché prima sta a Gerusalemme, e poi dopo queste cose vi saranno segni sulla luna, praticamente l'originale semeia, dopo si metterà una bandiera sulla luna, in pratica, lo spiego bene nel video. E infatti nel 1967, con la guerra dei sei giorni, si conquista Gerusalemme, nel 1969 si conquista la luna, si mette una bandiera sulla luna, 2 anni esattamente dopo la conquista di Gerusalemme. Questo è stato il segno numero 36, ditemi voi.
Benedetto è il santo nome del Signore. Il Big One fa parte dei terremoti. In Apocalisse è scritto che ci sarà un terremoto come non c'è stato mai. E infatti la scienza sta aspettando il famoso Big One. Alleluia. Santo il nome del Signore. Apocalisse 16 verso 18. La parola di Dio è precisa. Ci troviamo a un passo del rapimento della Chiesa. E la Chiesa non sa nulla. Perché non sa nulla? Perché invece di investigare le scritture, si mettono a vedere telenovelas. Questa è la verità. O si mettono a raccontare barzellette sui pulpiti, o si mettono a chiedere i sordi, decime, quadri, impicci, imbrogli. È triste. Cioè, 36 segni, guardate come sono precisi. Come fa la gente a credere nel Corano? Ma tu vuoi paragonare il Corano con la parola di Dio? Apro parentesi. Oh, so che è esulo, non ci posso fare niente. Ah, devo aprire. Tu prendi il birillo, che non capisce niente. E il birillo dice, ma chissà che la parola di Dio vuole dire tutt'altra cosa, è stata tradotta male. Perché questa parola significa questo, ha anche questo altro significato, eccetera, 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 eccetera. Ma una persona intelligente è una persona che pensa. Uno gnostico non può essere intelligente, perché uno gnostico non pensa. Un massone non può essere intelligente, perché il massone non pensa. Allora, una persona intelligente dice, allora, Erberillo ci vorrebbe far credere che la Bibbia è stata tradotta male, però quello che ci è stato dato tradotto già da 2000 anni fa, si è tutto adempiuto, cioè qui ci sono migliaia di profezie che si sono adempiute così come sono state tradotte. Allora vuol dire che questo è stato tradotto bene. E non è vero quello che dice lui, perché se fosse stato tradotto male, e che se avverano tutte quante le profezie, vedete dove casca l'asino, perché Birillo è un asino. Sì, Benedetto. Cioè, non so se il mio ragionamento sono riuscito a trasmetterlo, perché ripeto, io a volte ho le cose in testa ma non so se riesco poi a trasmetterle. E no, io esulo mo dicendo questo, però lo devo fare, perché io devo difendere la verità, che è la Bibbia, ed è la verità. Quindi non so se sei riuscito a capire quello che volevo trasmettere, fatemelo sapere. Alleluia, Signore. Amen. Ok. Allora, quindi se sei capito, tiro dritto. La Bibbia ha profetizzato. Amen. Pace Alfio. La Bibbia ha profetizzato la creazione delle armi nucleari. Una su tutte si trova in Apocalisse 6:9. Perché? Perché dico questo? Per chi lo vuole accettare. Apocalisse 6:9
dice che quando egli ebbe aperto il quinto suggello, non è Apocalisse 6:9. Andiamola a cercare. No. È 9:16. Mi sono sbagliato. Allora, Apocalisse 9:16. Ma ero sbagliato, abbiate pazienza. Allora, ma neanche questo è. No, niente, vado con la carta, mo vado a cercare per conto mio. Abbiate pazienza. Chi fa per sé, chi torna ai vecchi metodi, ha meglio cosa. Allora, Apocalisse. Prendo la Bibbia e faccio prima. Sì, faccio così. Allora, io sto nella mia Bibbia in Apocalisse 6, nel verso numero 8. Dice, vedi, ecco un cavallo fulvo e colui che lo cavalcava aveva il nome di morte, e dietro ad essa seguitava l'inferno. Quindi questo è molto significativo. E fu loro data potestà sopra la quarta parte della terra di uccidere con spada, fame, mortalità delle fiere. Quindi con diciamo, in un solo episodio muore la quarta parte delle persone, tra cui con la spada. E l'altro dovrebbe essere verso Apocalisse 9. Apocalisse 9. Vado con la mia Bibbia e faccio prima il cartaceo, vecchi metodi. Verso 18 dice che da queste tre piaghe, dal fuoco, dal fumo, dallo zolfo che usciva dalle bocche loro, fu uccisa la terza parte degli uomini. Fratelli miei, è incredibile come in due botte solo praticamente muore la 4 e 3 7 la settima parte dell'umanità. Ora, fare questo qui, che poi noi sappiamo che l'Apocalisse totalmente durerà 7 anni, fare questo qui in due botte solo non si può fare con la spada. E quando questo fu profetizzato, le armi erano queste, catapulti e spade. Non c'era altro, gli scudi, i giavellotti. Inoltre, in Zaccaria dice, per chi lo vuole accettare, questo di Zaccaria, c'è un passo che io mo non mi ricordo, perché sta parte qui la sto a fare tutta a memoria. Zaccaria 14 parla di una piaga, della fine dei tempi, e con questa piaga morirà molta gente. E Zaccaria 14:12 dice, questa sarà la piaga della quale il Signore percoterà tutti i popoli che avranno guerreggiato contro a Gerusalemme. Altrove dice praticamente tutto il mondo. E quale sarà questa piaga? Praticamente dice che farà sì che la sua carne si strugga dentro di loro, e mentre ancora stanno in piedi, e i loro occhi anche si struggeranno o si squaglieranno nei loro buchi, e la loro lingua si struggerà o si squaglierà loro in bocca in quel giorno. E ci dice la scienza, quelli che ci descrivono gli effetti che causano le armi nucleari, sono proprio questi,
che ti si sciolgono gli occhi, la pelle, vieni sciolto completamente. E questo ce lo dice la parola di Dio, ce l'ha detto 2500 anni fa. E questo è stato il 37° segno. Capito? 37° segno. Guardate quanto sono forti questi segni. E ancora non siamo arrivati neanche al centesimo, neanche alla metà. Ma ci rendiamo conto quanto è precisa la parola di Dio? Andiamo avanti. Ora so, è 22:13. Voglio dire fino alle 22:30, 22:30 con fatica, ma poi mi fermo, Anzi, se mi fermo 5 minuti prima è pure meglio. Allora, il segno numero 38. Il segno numero 38 è la creazione dell'Unione Europea, dove è scritto questo in mezza Bibbia, in tutto il libro di Daniele, tra cui quello più semplice, ne abbiamo già parlato, nella serie dedicata a Daniele, capitolo 2. E, quando voi vi ricordate, quando abbiamo fatto la serie su Daniele, che abbiamo parlato di Nabucodonosor, che praticamente conquista Israele, conquista Gerusalemme nel 586-87, distrugge il tempio, il primo tempio salomonico, benedetto il santo nome del Signore, c'è la deportazione degli ebrei, dei principi, eccetera, eccetera, eccetera. E a un certo punto questo anticristo, Nabucodonosor, c'ha un sogno nel capitolo 2 di Daniele e si sogna una grande statua. Questa statua aveva la testa d'oro, il petto e le braccia di argento, la vite di bronzo, le gambe di ferro e in parte i piedi di fango, insomma, di terracotta, insomma, mischiato con ferro. Praticamente, stando tutto allo studio che già abbiamo fatto, lì sta parlando di Roma, e che poi Roma sarebbe passata e sarebbe ritornata alla fine dei tempi. Roma è ritornata alla fine dei tempi e si chiama appunto oggigiorno, perché Roma, Unione Europea, perché l'Unione Europea nasce appunto col Trattato di Roma. Argilla, terracotta, esatto. E questo si trova un po' in tutto il libro di Daniele. Inizia a parlare di ciò nel capitolo 2 di Daniele. Inoltre, il segno 39 è che non solo sarebbe sorta questa Unione Europea, ma che non sarebbe stata poi così unita. Infatti, lo dimostra il fatto dell'argilla o della terracotta con il ferro non si può unire bene. Noi già lo stiamo vedendo adesso come l'Unione Europea non è unitissima. Tu vedi quello che è successo in Catalogna, vedi quello che è successo in Spagna e vedi quello che succederà, perché la vecchia Unione Europea in parte stava con gli islamici. E da queste 10 nazioni che dovranno sorgere, 5 nazioni dovrebbero essere dell'altro continente, l'asiatico. Questo è stato il 39, quindi 38° segno Unione Europea, 39° segno la non perfetta unione dell'Unione Europea. 40° segno, in parte ne abbiamo già parlato, la conoscenza aumenterà non solo per Israele ma per tutto il mondo. Daniele 12, siamo passati dall'asinello. Siamo arrivati sulla Luna. Quando mai l'uomo, in 6.000 anni di storia, ha fatto una cosa del genere? Alcuni dicono, no, ma lì non significa questo. Io guardo i fatti. Per 6.000 anni siamo andati col mulo, oggi siamo sulla Luna. Punto. Inventate quello che ti pare. 40 segni. Segno numero 41. Mancanza d'acqua.
mancanza d'acqua, apocalisse, fine dei tempi, apocalisse, capitolo 8, verso 10, dice che il terzo angelo suonò e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una torcia, e cadde sopra la terza parte dei fiumi, sopra le fonti delle acque, e il nome della stella si chiama Assenzio, Chernobyl significa Assenzio, e la terza parte delle acque divenne Assenzio, e molti uomini morirono per quelle acque perché erano divenute amare. Oggigiorno città come Tokyo, Città del Capo, San Paolo, Pechino, Cairo, Giacarta, che sarebbe la capitale di Giacarta, che sarebbe la capitale di Indonesia, Mosca, Istanbul, Città del Messico, Londra, Miami, eccetera, stanno per rimanere senza acqua. Questo è stato predetto 2000 anni fa. Oggi tutto il mondo ha problemi d'acqua. E dice la scienza che la guerra del futuro sarà per l'acqua. Voi tutte queste notizie le potete trovare. La parola di Dio ce l'ha detto 2000 anni fa. Anche questo lo ha voluto mettere in pratica l'uomo per cercare di mettere in pratica le profezie e autoannichilirsi, come dicono gli increduli, che dicono che no, non sono le profezie della Bibbia che si adempiono, è l'uomo che le vuole adempiere. Ma vi rendete conto quanto sono capre? A me dispiace dirlo, ma è la verità. Non è un insulto, è semplicemente la descrizione di un cervello. C'hai il cervello da capra. E ancora volete stare su questa terra? Ma che vi dà il mondo? Il mondo, a voi atei, a voi gnostici, a voi massoni, domanda: che vi dà? Vi dà la vita? Vi dà la gioia? Vi dà l'immortalità? Guarda quello che sta facendo Putin, che è andato, non mi ricordo dove, in diversi mesi fa, è andato in un laboratorio dove si stava investigando l'immortalità o per vivere molto 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 molto. La gente ha paura della morte perché non ha la vita. Ma quando hai la vita, tu non avrai più paura della morte. Puoi aver paura della sofferenza. A chi non fa paura la sofferenza? Perfino l'apostolo Paolo aveva paura, perché a un certo punto, infatti, degli apostoli, il Signore gli dice: Esulo, lo so che sto andando oltre, abbiate pazienza. Il Signore gli dice: Paolo, questo è infatti degli apostoli, Paolo dice: non temere di andare a Corinto, perché io ivi ho un grande popolo, stai tranquillo, vai, perché là nessuno ti metterà le mani addosso. Perché il Signore gli dice a Paolo: non temere di andare a Corinto, perché nessuno ti metterà le mani addosso? Che il Signore parla così, tanto per parlare? Per dire il Signore a Paolo: non temere perché nessuno ti metterà le mani addosso, non temere, leggi bene, non temere perché nessuno ti metterà le mani addosso, significa che Paolo, giustamente, la carne, quando qualcuno ti viene a corcare, a menà, c'ha paura, è normale, tutti abbiamo paura di questo, ma non paura della morte, alleluia. Il vero cristiano non ha paura della morte, può aver paura della sofferenza, ma non della morte, alleluia, gloria a Dio. Il vero cristiano, o quando sei giovane, ma come inizi subito a essere un po' grandicello, che la tua fede si fortifica, lo Spirito Santo non ti fa aver paura della morte, ma il mondo ha paura della morte. Chi non ha Cristo ha paura della morte, perché tu non hai la vita, e non hai la vita perché non hai Cristo. Ti sto presentando 41 segni, 41, e ancora non ci vuoi credere alla parola di Dio? A chi vuoi credere? Al birillo? Ma vergognati.
abbiate pazienza se esco fuori, poi rientro. Dice Charlo, è importante, per me è importante, è tutto importante. Allora, abbiamo visto 41 segni, vogliamo vedere il 42esimo. Ah, bello questo, bello questo. Questo è il bacio, la ciliegina sulla torta. I falsi profeti, ne parla Matteo 24:11, ma non solo. E allora, chi sono? Proprio in questi giorni c'è stata una sorta di diatriba con i cosiddetti di sana dottrina. Dice, ma chi è il falso profeta? Ecco, ci ho pensato adesso ancora di più. Chi è il falso profeta? Allora, normalmente tutti quanti si pensa, in modo corretto, che il falso profeta è uno che fa una profezia falsa. Giusto? E questa è una mezza verità. Ma poi c'è un'altra mezza verità. Allora, il falso profeta è anche quello che, pur profetizzando delle profezie vere, cioè che fa delle profezie, una, due, dieci, mille, diecimila, e si avverano tutte, il falso profeta è quello che, dopo aver fatto tutte queste profezie e tutte se sono avverate, ti porta un altro Vangelo. Quello è un falso profeta. Dove sta scritto? In Deuteronomio, capitolo 13. Capitolo 13 dice che se viene uno, ti fa segni, prodigi, miracoli e profezie, questi si compiono, ma poi ti porta un'altra parola, quello va eliminato. Altro che David Howard, profeta del Signore, profeta di Satana. E chi lo sostiene sta permettendo alla gente di andare incontro a Satana. Perché? Perché quello te dà l'esca, la sana dottrina, cosiddetta sana dottrina. Però quando tu vai da lui, te butta per terra e esci fuori indemoniato. E tu, promuovendo questo qua, fai credere ai piccolini nella fede, che non sanno, non hanno la preparazione dell'Evangelo perché sono piccolini, vanno ammaestrati bene. Ai, chi scandalizzerà uno di questi piccoli, sarebbe meglio per lui mettersi legarsi una macina da mulino al collo che pesa 700 kg e buttarsi nel più profondo delle acque. Tu, promuovendo questo, se un giorno viene a Roma, in Sicilia, dove te pare, in Italia, e la gente vede che tu lo stai condividendo nel tuo canale e andrà nelle sue riunioni e viene buttato per terra, e dei spiriti entrano dentro di lui, tu sei colpevole. Invece di far portare il Vangelo agli apostati, portalo tu se hai ricevuto un ministero. Questi sono i falsi profeti. Il falso profeta è anche quello che fa delle profezie vere, ma poi fa delle cose che non deve fare. O predicare un Vangelo diverso, oppure predicare un Vangelo diverso, ma poi buttare tutta la gente per terra, fare il Kundalini, eccetera, eccetera, eccetera. Un credente nato di nuovo può cadere all'indietro per la volontà di Dio? No. Per la volontà, per Satana, Satana può toccare anche il nostro corpo, sì. Te può buttare all'indietro perché ti tocca il corpo, ma non per la volontà di Dio. Ma puoi tuttarsi e te ne vai, se ci sei capitato per caso e non ti succede niente. Ma se tu, figliuolo di Dio, vai dove sta gente, cosciente che lì si fa questa cosa qua, perdi la protezione dello Spirito Santo, perché hai tentato lo Spirito Santo, lo hai tentato. E questo rientra nel contesto, perché falsi profeti, noi portiamo il segno e anche la spiegazione. Quindi non sono andato fuori oggetto. E questa è parola di Dio, eh? Io non mi sto inventando niente. Allora,
Sono le 22:28. Io sto a perdere la voce. Tra un po' smetto, ragazzi. Segno numero 43, seconda Tessalonicesi 2:3. L'apostasia. Non c'è bisogno, se sono facili, non c'è bisogno che ve lo faccio vedere sulla Bibbia. Seconda Tessalonicesi 2:3. L'apostasia. Attenzione ai falsi profeti che vi dicono la Chiesa sta aspettando un risveglio. No, la Chiesa non sta aspettando un risveglio. La Chiesa sta aspettando sempre più apostasia. E da un momento all'altro il Signore viene e si porta via la sua sposa e fa entrare il mondo nel giorno del Signore, che è la grande tribolazione. Cos'è la grande tribolazione? L'ira di Dio. Ed è scritto sempre in Tessalonicesi che noi non siamo stati chiamati ad ira. A proposito, se la Chiesa passerà per la grande tribolazione, leggila tutta l'epistola ai Tessalonicesi, capitolo prima e seconda. Non legge solamente una parte. Segno numero 44. Sole rosso, luna nera, Gioele 2:31. Ne abbiamo parlato all'infinito. Ci sono stati una infinità di eclissi solari e lunari in concomitanza con festività ebraiche. Uno su tutti, il più formidabile, il tetraeclisse, che abbiamo fatto il video. Quattro lune rosse, a distanza di 6 mesi l'una dall'altra, formando 666. Il primo eclisse lunare, festività di Pasqua. Secondo eclisse lunare, tabernacoli, a distanza tutti di 6 mesi. Terzo eclisse lunare, di nuovo Pasqua, ebraica, non cristiana. Quarto eclisse lunare, di nuovo tabernacoli, e nel mezzo, qui nel mezzo, c'è stato un eclisse solare, indovina che? Sempre in una festa ebraica, la festa di Nissan, il primo di Nissan. Wow! E tu mi dici che questa è una coincidenza? O che l'uomo sta facendo che le profezie della Bibbia si compiano, pure questa ha fatta compiere. O altri dicono che Gesù ha compiuto tutte le profezie su di lui, 300 profezie su di lui l'ha compiute. E alla fine si è fatto crocifiggere, è morto, gli hanno spartito le vesti, tutto ha fatto lui. Che amarezza. Finito, dovrei dire la 45esima profezia. A proposito di spazio, esiste o non esiste Nibiru? Ta-ta-ta! Ma questo sarà oggetto della prossima live. E con questo chiudo. Basta, sono stanco. Fine. Stufo. Sono troppo stanco. Basta, mo parlate un po' voi. Allora, questa è stata la terza live. Ditemi un po' quello che pensate, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se ci sono domande, se ci sono aggiunte. Non lo so, frate, campo alla giornata. Domani è domenica, non lo so, perché poi il lunedì attacco a lavorare. Ho finito le ferie. Rapimento sarà il culto di domani? Informerò i fratelli. Amen. Dio vi benedica. Allora, no dai, che vuol dire? Ti interessa Nibiru, il pianeta X? Alleluia. Insomma, la prossima live lasciamo il suspense. Non ci avevo pensato, è tutto un caso qua, eh? Non pensate che me programmo prima, anche se l'avrei fatto, peccato non avrei commesso, però è stato un caso. Niente, no, beh, a sto punto gioco col suspense, non ti dico niente, senza offesa, eh? Amen, grazie che pregate per me. Eh sì, sono un po' stanchino, anche perché ho avuto un po' una mezza
una mezza influenzetta col caldo freddo. Non credo esista Nibiru, ma figurati. Tutto può essere, tutto no, e questo è il punto, è proprio questo il punto. Poi ne parleremo. E no, no, tutto si vedrà la prossima live. Così finché non c'è la prossima live, non dormite, non mangiate, non bevete. Vedremo UFO e alieni, speriamo di no. I birillini ci invaderanno. È finita la live per chi dice: ah, stai uscendo fuori da... La live è finita. Adesso sto interagendo con i fratelli e gli amici. Perché alcuni dicono: ah, tu esuli, fai così. Basta, è finita. Mo mi sta a fare una chiacchierata. È come quando finisce il culto, se sta insieme e si parla. Ramadan. Che vuol dire Ramadan? Che vuol dire, Pie? Io me metto un po' sullo schienale, abbiate pazienza, se sono scortesi. Ah, digiuno e preghiera a Ramadan. Sì. Ma avvisami, ci sono capitata per caso. E io l'ho fatto il video di avviso. Se non ti è arrivata la notifica, fai una cosa, disiscriviti, riscriviti e riclicca sulla campanina. L'ho fatto il video, guarda, te lo faccio vedere, sta qua. Mica ti racconto le favole, eh? Dove sta? Eccolo qua, live stasera, 8-9-2018, ore 21, terza puntata. Eccola qua, l'ho fatto oggi, alle 11:04 l'ho fatto, eccolo qua. Non si mangia, non si beve, esatto, così sta, perché se no sta in ansia con Nibiru. Pianeta X. La parola di Dio lancia una profezia incredibile sullo spazio, mo, al di là di Nibiru. Lancia delle profezie incredibili. E vi dico anche dove stanno. Una in particolare sta in Isaia. Chi la trova? Pietro vi invita tutti a casa sua. Ok, scherzo. Gli UFO sono demoni, esatto. Alleluia. Ok. Niente, mo stiamo un po' divagando. Stiamo parlando tra di noi, eh? Se qualcuno si sta collegando adesso. Cavaliero, sì. La live è finita, stiamo parlando del più e del meno. Dolimetto. Sono tardivano. Amen. Alleluia. Dai, vediamo se qualcuno riesce a trovare il passo che lancia delle profezie sullo spazio nella fine dei tempi, che sta in Isaia. Vi dico intanto il libro, sì. Per la prossima live. Lo sto facendo. Vi lascio, fratelli e sorelle. Dio ti benedica. Ci autoinvitiamo Pietro. Pietro, veniamo tutti da te, fatti tua. Portiamo la cassata noi. Va bene, fratelli. Se ci sono domande, interventi, mo adesso stiamo un po' a passarla bene tra di noi, come si dice. E si fa quello che si fa in chiesa. Quando finisce il culto si fa questo, no? Si ha comunione fraterna e si parla del più e del meno. Ah? Alcuni dicono non bisogna scherzare. Perché non bisogna scherzare? È tanto bella l'allegria. Eh sì, la chiesa nasce da due. Cioè, già marito e moglie
sono una chiesa se non hanno dove andare. E vanno avanti nelle vie di Dio, gloria a Dio. Santo l'Eterno, viva Cristo. Ma che sta succedendo con Paolo? Mica l'ho seguita. Non hai una chiesa, Paolo? Non ho capito quello che è successo. Che a volte mi sfuggono i commenti, eh. Gloria a te, Gesù. Santo l'Eterno. Non ha una chiesa, Paolo. E questo mi dispiace. Ma tu vai avanti. E prega il Signore che ti facesse trovare qualche fratello, bastano due, che vi riunite settimanalmente, leggete un passo, fate una piccola preghiera e andate avanti nelle vie di Dio. E basta, tranquillo. Aspetta il Signore, suonerà la tromba, il Signore ci porta via tutti quanti insieme, stai tranquillo. Certo. Sarebbe bello avere una chiesa, però desti tempi, come puoi vedere, sono tempi duri e difficili per tutti quanti, eh. Non te pensare, che chi sta dietro a sta webcam è tutto semplice. Uno perché non si mette a raccontare i fatti propri, però è difficile per tutti. Se non fosse così, la parola di Dio non direbbe il vero. Poi uno anche dei motivi per cui faccio i video è perché sono conscio del fatto che non pochi non sanno dove andare a sbattere la testa, in più delle sciocchezze in giro se ne dicono tante. Allora, io non so nessuno, però siccome qualcosina conosco, quel poco che ho lo voglio dare. Punto. Sì, sono scritti i disastri che succederanno, ma i segni sono. Sì, fratello, è giusto. E per quanto riguarda i segni, sono prima o dopo il rapimento? Che vuol dire questa domanda qua? I segni sono prima o dopo il rapimento? Ci sono i segni che stabiliscono i segni che stiamo parlando adesso. Ah, beh, no, sono prima. E certo, è questo che ci dice che perché il punto, allora, grande tribolazione e rapimento sono tutt'uno, nel senso che quello che fa iniziare la grande tribolazione è la chiesa che viene tolta, capito? Lo so che tu de te lo sapevo, Benezer, lo sapevo. Mixomatosa, anche tu. Guardate se riuscite. Proprio non trovate niente, niente, niente. Se non trovate niente, 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 cercate che il Signore vi faccia conoscere dei fratelli, uno, due, che vi possiate riunire in qualche casa o dove vi pare, settimanalmente. E beh, sì, no, sì, ci vuole. Amen. Pure tu, Bibles. Ma che te vedo lì. Ma.
appunto, ma con tutti questi problemi che ci stanno, tu pensa te se poi vai a mettere ulteriori pesi alle persone di legalismo religioso, che il braccialetto, che la tinta, che questo, che quest'altro, quando ci sono dei problemi così seri, se sta a pensare a stupidaggini, ma pensa a predicare la croce di Cristo, non la croce tua. Predichiamo la santità di Cristo, non l'esagerazione della carne. Diciamo che queste cose dovevano succedere. Quando noi leggiamo, noi l'abbiamo visto, il segno dell'apostasia, che numero ci ho messo? Il 43. Quando la parola di Dio ci dice che ci sarà l'apostasia, di conseguenza quella poca chiesa che c'è domanda dove si va a riunire? Questa è la domanda del milione. Ecco qui che nascono queste complicazioni. Capito? Quindi queste cose dovevano succedere, non c'è niente da fare. Questo ci deve far riflettere, quindi ci troviamo a un batter d'occhio dal rapimento della Chiesa, cioè qui, da un momento all'altro, da qui a 10 anni, il Signore porterà via la sua Chiesa. Può essere oggi, tra un anno, tra due, tra tre, nessuno lo sa, ma il tempo sì. Così semplice. Semplice ma duro, ovviamente. La vedrai, se io vi raccontassi quello che io ho passato in tutti gli anni che ho di conversione e quello che io ho visto, altro che cose brutte e tristi, però per la grazia di Dio non solo sono andato avanti, e questo è stato un miracolo, perché io mi sarei dovuto perdere. Ma il Dio mi ha pure messo a dire due cose, due parole sulla verità dell'Evangelo. Io non mi sarei mai immaginato di fare una cosa del genere. Mai. Quindi Dio fa i miracoli, a voglia sì, gli fa pure grossi. Allora, Bibles, quello che tu hai detto è stato profetizzato, eh? È uno dei segni, non ci avevo pensato. Mo' voglio scrivere. È uno dei segni che si trova in Pietro. Pietro ne ha profetizzato. 107. Non parlare della fine dei tempi. Pietro ha detto che verranno i giorni che diranno: dov'è l'apparizione del Signore Gesù? Perché da quando l'uomo è sulla terra le cose sono sempre andate uguale, falso. Quindi anche questo è un segno della fine dei tempi, Bibbia is true. Capito? Hai detto una cosa molto importante. Non ce l'ho più. Dopo 12 anni abbiamo chiuso perché troppe spese. È tutto sulle spalle nostre, quindi non ce l'ho più. Ecco perché io non vi sto a raccontare i miei problemi. Se andate sul sito trovate tutte le informazioni. A voglia se c'è sta massoneria, pure tanta. Ormai la massoneria è praticamente l'ordine satanico
che sta preparando e che ha preparato e che ha apparecchiato la via all'anticristo. Attenzione, non è robetta, eh. Fra 100 anni, ma anche 200. Amen. Tu sei un ex massone, Ben Zedrex, sei stato con le logge azzurre per caso, con la loggia azzurra classica? Facci parte della massoneria azzurra? No? Quindi una robetta un po' più alta. Ah, stavi nel rito scozzese, quindi robetta pesante. Che Dio ti benedica. Cristo è la vita. Alleluia. Io li vedo i massoni, anche per il lavoro che faccio, ma non entro nello specifico. Porelli, mi fanno pena. Eri stato candidato per il 32esimo e allora potresti scrivere un libro. E allora sei anche grande d'età. Non sei giovincello. Eh sì. Eh sì, Pietro, tu sei appetibile perché tu hai molta cultura. Eh sì. No. Eh beh sì, hai fatto bene. Eh sì, 42 anni, sì. E poi si deve avere anche una certa cultura, quindi sei un uomo di cultura. Ben Edrex. Non puoi essere, ma infatti si vede che sei un uomo di cultura, soprattutto sulla matematica. Alleluia. Certe facce sì. Io sono del 71, fatti i conti, 1971, cioè qualche anno più di te. Tu sei bravo in matematica, fai presto a fatto il conto. Sì, no, ce l'hai la cultura. Amen. Santo l'Eterno, sei un chimico. Eh sì. Pietro, sì, io ho 46, no 47. Gli devo fare i 7. Io avevo un collega mio di stanza al lavoro che mo ha chiesto il trasferimento, che lui, essendo perito agrario, ha insegnato anche nelle scuole, ha fatto molta chimica e ci andavamo sempre a prendere caffè insieme. E mi parlava molto di chimica, di tutte queste formule, della matematica. Un bel cervello. Un bel cervello, Ammazza. E ce l'avevo in stanza, avevamo stanza insieme. Noi ci abbiamo in stanza due. Tosta la chimica. Poi se metteva a parlare di chimica,
faceva girare il cervello, anche perché a me la chimica, fra l'altro, non mi piace, oltre che non ci capisco niente. Bene, vabbè, fratelloni, che Dio vi benedica. Siamo stati un po' insieme, dai. Tanto il video è finito, poi quelli che verranno dopo, quando vedono che finiscono i segni, il resto è tutto un più, stiamo a parlare tra di noi, quindi possono chiudere, insomma. Allora. Eh sì, eh sì. Ok, ragazzi. Bene, beh, io andrei a chiudere, dai. Core so? 10:53. Ok, allora, fratelloni, basta. Shalom Aleichem. Pace a tutto il mondo. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati insieme, che Dio vi benedica, buonanotte in Cristo. Se Dio vorrà, ci vediamo alla prossima live. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Dio ti benedica. Pace e bene. Amen.